Creative. allora mh, ho, ho preparato un altro progetto in realtà eh, come al solito lo farò insieme a voi vi faccio vedere veramente pochissimi mh, pochissime cose servono uh, ho, ho mh, comprato un'altra rocchetta di filo di filiforme eh, come sapete io non impongo mai eh, do sempre la scelta e non faccio eh, mai pubblicità eh, però mh, devo ammettere che sono veramente meravigliosi questi fili infatti l'ho preso anche argento e rosso in vista dell'estate eh, oggi utilizzeremo quello oro Mm, è un colore che adoro sia per l'inverno perché metto molto bianco, metto molto questo colore. E, e comunque, eh, anche in estate, con la bronzatura non c'è niente di più bello. Ho sempre amato mm, questi toni dorati. Allora. Tornando a noi eh, è una collana eh, sempre all'uncinetto eh, e la tecnica somiglia ovviamente a quella che utilizziamo per eh, il filo da pesca. Non usiamo il filo da pesca ma usiamo questo filo, si chiama sorrento e ci sono tantissimi bei colori ve lo avvicino è ehm, sottile all'aspetto di una sottilissima catenella eh, d'oro si lavora benissimo perché eh, non c'è il metallo che fa ehm, che diciamo eh, rende troppo rigida la catenella quindi viene veramente bene ho già fatto qualche filo di prova ovviamente la prima cosa da fare come eh, abbiamo fatto anche nelle altre collane è utilizzare infilare eh, le eh, perline nel filo mh, che poi utilizzeremo eh, per lavorare all'uncinetto come vi avevo fatto vedere utilizzo questi aghi che sono gli aghi con in fila perle quindi con l'occhio grande che permette appunto l'utilizzo di perline con il foro piccolo piccolo ve le avvicino e ve le faccio vedere ecco in quest'ago potete inserire per chi non l'ha mai fatto il filo e diventa molto molto più semplice infilare le perline. Cosa che chiaramente, con il filo che si spacca, eh, diciamo che non è molto semplice. Adesso lo voglio far vedere infilato: ecco qui. Allora. Aprite bene il, la cruna e infilate il filo. Ed ecco qui, in questa maniera, eh, potete veramente infilare anche perline molto sottili perché ha la grandezza di un uh, capello. Passiamo ora agli swarovski che intendo utilizzare. Questi colori con l'oro, pensavo a questi. Eh, io ho tantissimo materiale che accumulo perché adoro fare queste cose. Per me, veramente, sono un hobby. Un passatempo, una passione. Eh, si può chiamare con tanti nomi. Se non riesco di giorno, lo faccio di notte. Quindi è stata sempre una passione per me e devo ringraziarvi mille volte perché in sei mesi ho cominciato sei mesi fa aprendo il canale eh, sono arrivata quasi a 3.000 iscritte e 170.000 visualizzazioni e devo ringraziare soltanto voi che questo hobby sta diventando una cosa quasi seria eh, aiutatemi lo dico ancora una volta aiutatemi a far crescere il canale mh, iscrivendovi al canale cliccando sulla campanella per le notifiche così ogni video vi verrà segnalato allora mh, tornando a noi i colori che ho scelto sono questi quindi io dobbiamo infilare sul filo quantitativo qualcuno mi chiede il quantitativo per fare una collana ce ne vogliono veramente tante calcolando che tra una perla e l'altra da uno swarovski e l'altra facciamo 5 6 catenelle Siccome stiamo lavorando un filo alla volta e mi tengo sui 60 cm non è necessario infilarne metri e metri ci basterà 30-40 centimetri poi se abbondiamo e restano sulla collana se ne aggiungono altre non è, è sempre meglio abbondare eh, piuttosto che rimanere a metà filo senza perline da poter lavorare allora filo ago adesso vi faccio vedere intanto quelli che ho già lavorato perché l'effetto secondo me è meraviglioso ecco qui sembrano veramente eh, delle catenelle d'oro con preziose è veramente molto molto bello L immagino col bianco con la pelle abbronzata mm, è molto carina poi dopo vi farò vedere anche come adesso faremo insieme eh, un filo e poi vi farò vedere come chiudere la collana rende il tutto leggerissimo anche se è veramente eh, di un bel effetto Ecco qui, credo che sempre una decina di fili per fare una collana particolare ci vogliano. Allora, cominciamo con il nostro lavoro. Intanto io infilo un po' di eh, perline eh, sul lago. E poi eh, cominciamo con la lavorazione. Allora, eccoci qui. Abbiamo infilato 35 centimetri di eh, perline, sono sufficienti sicuramente per fare il, il nostro filo. Beh, diciamo che dobbiamo evitare di eh, trovarci. Eh, senza perline, devono essere sufficienti per fare un filo, ripeto mi tengo sui 60 centimetri. Poi faccio sempre in tempo a togliere qualche centimetro. Se la collana la voglio più corta, allora facciamo le prime catenelle: 6 catenelle, 3, 4, 5 e 6. Avvicino. Perlina blocco una perlina con una maglia bassissima quindi una catenella e di nuovo 1 2 3 4 5 6. La lavorazione è veramente a prova di principiante una volta che Potete farlo, ripeto: ne ho fatte tante molto belle e le trovate sul eh, canale con il filo da pesca che gli dà una trasparenza unica. 5 e 6 con questo filo veramente sono molto molto carine. Proverò poi a fare dei bracciali e altre cose perché è veramente unico. 2 3 4 5 e 6. È ovvio che se volete un intercalare più vicino con le perline più vicine una all'altro, diminuite il numero di perline Perline, siccome io farò una collana con 10 fili, va benissimo così: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Avviciniamo un altro swarovski e lo blocchiamo. Uno, Ecco, man mano che andiamo avanti, fate scorrere la colonnina per recuperare un po' di filo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proseguite in questo modo, è piuttosto semplice veramente, è una tecnica che dà soddisfazione nello stesso tempo semplice anche adatta ai principianti 5 e 6 è veramente d'effetto 3 4 5 e 6 non vi annoio chiaramente non voglio lavorare insieme a voi completamente tutto il filo però credo che sia visibile anche la bellezza del lavoro pur semplicissimo, allora stiamo facendo 10 fili ehm, e li lascio lunghi 60 cm perché in estate mi piacciono le collane piuttosto evidenti, sì, scenografiche, anche sui una maglietta bianca insomma però comunque non troppo attaccata al collo e poi decidiamo la collana uh, può andare dai 45 centimetri in un giro collo dipende anche dalla persona perché non tutti abbiamo il collo eh, allo, stesso, allo stesso modo quindi quella è una scelta personale. Io adesso sto facendo dei fili di 60 cm come vi dicevo. Poi vediamo al momento della chiusura se vale la pena di accorciarli un po'. Eh, ci rivediamo qui per lo stato di avanzamento. Allora mm, riprendiamo il lavoro. Ehm, ho già messo una campanella, come vedete, mi sono procurata queste campanelle, sempre molto carine le trovo e le ho prese al mercato. Francamente non ritengo diciamo importante per questo genere di collane spendere molto. Eh, costano pochissimo e sono veramente d'effetto. Vi posso assicurare perché io sono allergica. Nickel free ovviamente eh, non è argento, quindi però è un metallo bagnato che dura veramente tanto. Eh, poi se voi volete invece fare cose più preziose, più durature. Eh, ovviamente sia online sia nei negozi specializzati eh, potete mh, procurarvi allora eccoci alla rifinitura eh, ho già inserito come vedete una campanella mi sono procurata queste campanelle che sono molto carine sono praticamente è un metallo nickel free ve lo garantisco perché sono allergica e ehm, bagnati in un metallo, cioè di oro, non c'è niente neppure d'argento. Quindi, eh, se invece voi ritenete opportuno fare una spesa maggiore, magari ehm, investire un po' di più per un gioiello duraturo. Eh, vale, la, vale sempre la pena perché sono cose fatte a mano e comunque eh, preziose. Veramente, eh, nessun video e nessuna foto può rendere la bellezza e la luminos luminosità. Proverò poi all'aperto a fare qualche foto. Eh, allora uno torniamo a noi eh, l'ho già inserito e adesso andiamo avanti inseriamo insieme l'altra campanella così vi faccio vedere che è veramente facile così come faccio io ecco infiliamo ho preso un ago da lana infiliamo un, un po di filo non c'è bisogno che vi dica la dimensione, diciamo un 60 cm di filo per poter bloccare bene il moschettone, facciamo un modino perché eh, lo mettiamo doppio, comunque, ma sicuro che è resistente, oltre che bello. Ecco qui. Allora, precedentemente, eh, e non ve l'ho mostrato, ma penso che l'abbiate capito, avevo lasciato mh, dei um, 10 centimetri in più rispetto al lavoro e ho fatto un nodo unendo insieme tutti i fili. È la maniera più semplice perché inizialmente io facevo un filo lungo ma vi assicuro che era eh, problematico adesso vado a prendere all'interno della catenella perché voglio creare un pochettino di spessore eh, per um, riempire la campanella che c'è un po di volume eh, che serve sicuramente cercate di prendere tutte le catenelle sono dieci quindi eh, le prendiamo tutte così si ferma il lavoro ecco oltre al nodo fatto chiaramente lo andiamo a fermare adesso a questo punto possiamo tagliare il, um, i fili che sporgono non ci servono più abbiamo annodato abbiamo cucito ehm, cucio anche un po basso, faccio qualche passaggio all'interno del nodo per fermare bene quello che resta adesso è inserire e bloccare la campanella ho preso queste da cucire col col foro che sono a mio parere quelle più semplici da utilizzare ecco in pratica bloccherò la campanella in questo modo passo l'ago all'interno del moschettone vado nuovamente a fermare le catenelle come ho detto crea un po di spessore in maniera che si riempia questa campanella perché altrimenti non è molto bella con 4 Fili all'interno, a parte il fatto che sono 10 fili, però va sicuro che, ecco, portando le perle un pochino più avanti, gli svaroschi un po' più avanti, viene più bella. Del resto, noi finiamo sempre il filo, iniziamo il filo e finiamo il filo con 6 catenelle spero che riusciate a vedere è veramente bello ed effetto perché sembra una catenina d'oro eh, con tutti questi Swarovski cadenzati ecco guardate Diciamo 4-5 passaggi sono sufficienti. Il foro il filo è ultra resistente e anche bello perché è sempre così dorato. Faccio l'ultimo passando bene nel nodo. Quindi esco. Ripasso l'ultima volta nel moschettone l'anello del moschettone, e rientro e faccio un nodino finale. Tante volte si sciogliesse, ma è praticamente possibile. ecco lo faccio così. Con un nodino doppio e poi taglio il filo e la nostra collana è finita, diciamo non servono nemmeno tantissime ore per avere questa bellezza. Adesso vi condivido mh, qualche foto come al solito indossata perché mh, rende meglio l'idea, eh, non so se ve l'ho detto perché io sono un po' disordinata. <ride> provo, provo, faccio prove. In realtà avevo cominciato con l'1,50, ma la catenella ehm, veniva un po' troppo stretta. Quindi ho fatto tutto il lavoro mh, infilato, come vi ho fatto vedere, con eh, l'ago eh, in filaperla, e poi ho fatto tutto il lavoro delle catenelle. Eh, con l'uncinetto numero 2, che è più che sufficiente per lavorare questo filo. Che si chiama, come vi ricordo: sorrento di fili e forno. Allora, adesso preparo il video e vi condivido foto e video. Buon lavoro!